Per secoli, l'economia di San Paolo Albanese si è basata sull'agricoltura e la pastorizia. Dato l'isolamento geografico, la comunità locale doveva bastare largamente a se stessa, coltivando tutto ciò che serviva al consumo e allevando pecore, capre e maiali. Un mestiere tradizionale, oggi scomparso, era quello dei tagliatori di pietra, che realizzarono le tipiche case ancora oggi visibili nel centro storico. Una delle attività più caratteristiche era la lavorazione della ginestra, chiamata sparta in lingua arbrèche. La pianta era usata per ricavarne una fibra tessile, secondo un antico procedimento che fino a qualche decennio fa era ancora conservato dalle donne più anziane del paese. La ginestra veniva raccolta d'estate e portata in paese, dove era bollita e sfilacciata per separare la parte legnosa dalla fibra. Essa veniva poi macerata in acqua, battuta, pettinata e infine filata. L'ultima operazione era la colorazione, effettuata con mezzi naturali: liscivia, noci, radici o fiori. Il filo così ricavato era tessuto al telaio per produrre, fra le altre cose, il costume tradizionale.